Un cordiale buongiorno a quanti seguono questa edizione del nostro giornale. È una giornata nera per i trasporti. Lo sciopero nazionale proclamato dal sindacato USB ha avuto un'adesione pari all'80%. Il mondo del trasporto ha dichiarato lo stato di agitazione per sollecitare un confronto sul rinnovo del contratto di lavoro agli autoferrotranvieri. Ad Alessandria c'è stato anche un raduno degli scioperanti sotto il palazzo comunale stamattina. Sul tavolo anche la situazione difficilissima dell'ATM. Secondo l'USB a risolvere i problemi dell'azienda che si occupa del trasporto, quello di Alessandria, non saranno lo spostamento del mercato in piazza Garibaldi o la riduzione del 30% degli stipendi per 50 dipendenti ATM. In realtà denunciano che è in atto una privatizzazione dell'azienda dimostrata con la delibera del 4 giugno scorso in cui si autorizza la cessione del 46%. L'USB comunica che è un bellissimo esempio, sarebbe la riduzione degli stipendi dei dirigenti. Lo sciopero dei trasporti pubblici continuerà per tutto il giorno. Ad Acqui Terme questa mattina nei pressi di Terzo la Polizia Stradale ha effettuato un nuovo sopralluogo dove ieri si è verificato uno scontro fra una moto ed una vettura. Nel tremendo impatto mortale ha perso la vita l'imprenditore DJ Fabio Francone. Vediamo il servizio. La Polizia Stradale di Acqui Terme, coordinata dall'ispettore Paolo Polverini, è tornata questa mattina in Regione Domini, qui nei pressi di Terzo, dove ieri si è verificato lo scontro fra una moto ed una macchina in cui ha perso la vita l'imprenditore DJ di Monastero Vormida, Fabio Francone, 45 anni, sposato e padre di due figli. Francone era in sella alla sua Honda 750 e da Terzo era diretto verso Acqui. Giunto in questo punto si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta proveniente dal senso opposto. L'urto è stato violentissimo e a nulla sono valse le cure dei medici del soccorso del 118. La moto, dopo un volo di oltre 10 metri, si è incendiata. L'imprenditore è morto sul colpo. Il conducente dell'auto, invece, un giovane trentenne di Nizza a Monferrato, guarirà in pochi giorni. Oggi forse sarà possibile capire quali sono state le vere cause che hanno provocato l'incidente. Non è escluso, fra l'altro, che il magistrato disponga l'autopsia della salma. Il conducente della Ford Fiesta, come vi dicevo, un giovane di 30 anni di Nizza Monferrato, è attualmente ricoverato in ospedale in stato di osservazione, ne avrà per oltre un mese. La morte di Francone ha destato cordoglio e scalpore in tutta la Valle Bormida e non solo. Con la sorella gestiva una catena di panetterie sparse e anche alcuni supermercati della regione. Francone aveva due passioni, la prima, quella di fare il DJ insieme agli amici di Monastero Vormida, e l'altra, le moto. La data dei funerali non è ancora stata fissata perché la famiglia non ha ancora ricevuto il nulla osta della magistratura che deciderà nel pomeriggio. E da ieri pomeriggio sono state interrotte le ricerche dell'ingegnere tortonese Paolo Barbieri, che è scomparso con un amico, ecco lo vediamo, sulle montagne del Gran Paradiso fra sabato e domenica scorse. In 11 tra guida del soccorso alpino valdostano, finanziere, la stazione di Entrev e di Cervinia hanno operato sino a mezzogiorno di ieri nella speranza di avere qualche risultato. Le operazioni di ricerca, condizionate sin dal subito dal maltempo, hanno sorpreso i due alpinisti in cima alla vetta, non ha ancora permesso, come dicevamo, di ritrovare il corpo, almeno quello di Luca, dell'ingegnere tortonese. Intanto martedì scorso è stata ritrovata la salma di Luca Corradi, il dentista cinquantenne di Torino. La cronaca giudiziaria, padre e figlio di Asti che accoltellarono un 36enne nei pressi di una discarica di Lu Monferrato per un furto di materiale ferroso, sono andati a giudizio. Servizio di Emma Camagna.
Accoltellare seriamente un uomo per alcune sbarre di ferro, peso pochi chilogrammi, è inaudito, eppure è successo a Lumonferrato lo scorso 18 dicembre e i due responsabili, Luciano e Giuseppe Converso, padre e figlio, 58 e 28 anni, abitanti a Cagliano d'Asti, sono stati condannati per concorso in lesioni personali aggravate dal Tribunale di Alessandria. Un anno e sei mesi sono stati inflitti a Luciano, un anno a Giuseppe. La vittima, raggiunta all'emitorace sinistra, la scapola destra, è guarita dopo 40 giorni. È Giorgio Bisoglio, 36 anni, che abita a Lu con i genitori. Al momento dell'arresto, padre e figlio avevano ammesso di aver litigato con lui, respingendo però la feroce aggressione. Bisoglio raccoglie ferro e altrettanto fanno i Converso, o almeno intendevano prenderne un certo quantitativo. Fatto sta che i tre si sono scontrati e il Luese è stato poi visto accasciato su una panchina in un lago di sangue dal sindaco, al quale ha mormorato: «Sono stato colpito mentre ero nella discarica di strada per Quarniento». Bisoglio è finito in ospedale, mentre i carabinieri hanno rintracciato i due astigiani, il cui autocarro era stato individuato da una telecamera privata. Ancora a cronaca giudiziaria, in tribunale d'Alessandria è stato rinviato un processo a carico di importantissimi personaggi alessandrini legati al traffico internazionale di droga. Vediamo. Uno dei 12 imputati di una vecchia storia di droga, il reato associazione a delinquere finalizzato allo smercio internazionale di sostanze stupefacenti, fu consumato a partire da settembre 96, è assente e il processo viene aggiornato a ottobre. Manca Domenico Trimboli, detto Pasquale, che risiedeva in Alessandria, perché ad aprile è stato arrestato in Colombia e si spera che nel frattempo possa essere estradato in Alessandria. Era ricercato in tutto il mondo come l'uomo d'oro dell'Andrangheta, un broker della cocaina, uomo molto potente. Dal 2009 era in Colombia per sfuggire alla giustizia, colpito di recente da un ordine di carcerazione emesso dal GIP di Reggio Calabria per traffico di stupefacente, per una condanna definitiva dello stesso reato a 12 anni. Gli altri 11 imputati nel processo, che doveva riprendere dopo molti rinvii, sono il fratello Salvatore, Celestino Coscia, Salvatore Benedettino, Giovanni Gasti, Giovanni Loiacono, Massimo Murgioni, Domenico Nicola Primavera, Fabio Ruvio, Gianluca Trentin, tutti abitanti Alessandria, Pasquale Maiolo di Buccinasco di Milano. Oltre che di associazione da delinquere, rispondono di aver venduto, offerto, acquistato, importato, commerciato quantità anche ingenti di cocaina a Torino, Alessandria, Roma, Milano, Reggio Calabria. La droga arrivava dalla Colombia, la banda era capitanata proprio da Domenico Trimboli. L'arresto di quest'ultimo, eseguito dalla squadra mobile di Alessandria e Reggio Calabria, è stato possibile anche grazie all'impegno all'Interpol del questore Filippo Di Spezza. In un comunicato stampa, il Comune di Alessandria fa sapere che il servizio TIA e gestione entrate tributarie informa che il pagamento della prima rata della tariffa rifiuti per l'anno 2013, può essere effettuato senza more entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso, senza tenere conto della scadenza riportata, che è quella del 15 giugno. I ritardi del recapito degli avvisi sono dovuti a decisioni prese a livello nazionale e indipendenti dall'amministrazione comunale di Alessandria. E qui comincia davvero a fare caldo, perché l'estate è ormai in piena azione e in Piemonte il termometro ieri ha toccato 33 gradi a Isola Sant'Antonio in provincia di Alessandria e nel capoluogo di provincia, quindi ben 33 gradi, ben sopra lo zero, più 5,9 la massima ai 4.560 metri di altitudine della Capanna Margherita. La situazione meteorologica dell'ARPA più alta nel massiccio del Monte Rosa. A Bra sono stati raggiunti i 31 gradi, a Torino i 30 gradi. Da domani e per tutto il weekend temporali nelle zone alpine che potranno estendersi fino in pianura. Tutti i chiarimenti sulle bollette che arrivano alle nostre case, sul mercato della luce e del gas in questo servizio che vede la Federconsumatori di Alessandria promotrice di un convegno su queste scottanti e spesso salate problematiche. Alessandria Lacà.
È un tema molto sentito dai cittadini, quello sull'energia e su tutto ciò che riguarda le bollette, il mercato della luce e del gas e dell'efficienza energetica. Stiamo parlando del convegno pubblico promosso dalla Federconsumatori Alessandria, che ha visto al tavolo dei relatori anche esperti dell'ADOC, altra associazione per la difesa dei consumatori. Al centro del dibattito la necessità di fare chiarezza sulle dinamiche che regolano il mercato. In particolare è stato detto sulla composizione delle bollette, sui consumi effettivi e stimati, sui conguagli, sui passaggi da fornitore all'altro, sui contratti stipulati al telefono o a domicilio, sui distacchi delle forniture per morosità. Proprio in questi giorni, ha affermato Bruno Pasero, responsabile di Federconsumatori Alessandria, abbiamo avuto modo di raccogliere il reclamo di un utente domestico di Valenza, il quale ci ha sottoposto la sua bolletta che per effetto di un conguaglio per il periodo dal 17 novembre 2010 al 30 aprile 2013 ha registrato consumi per un costo totale di ben 12.881 euro. Una bolletta a dir poco esorbitante e subito contestata al gestore del mercato libero Enel Energia. Un dato è certo, ha aggiunto Pasero, com'è possibile emettere una fattura di tale portata senza avere un benché minimo dubbio sulla regolarità della stessa, dati gli importi così elevati. E passiamo alla musica. Valenza diventa protagonista di due cortometraggi, prima con la hot band a mano libera che ha scelto la città dell'oro per girare il videoclip La Porte dei Sogni, diretta da Andrea Negri. Poi con il progetto delle politiche giovanili rivolto ai ragazzi del Foral di Valenza e del Cellini, che ha dato vita durante la prima edizione del laboratorio video Filmmaking Lab al cortometraggio intitolato Quanto costa l'amore? I cortometraggi verranno proiettati in anteprima stasera alle ore 21 presso il Centro Comunale di Cultura nell'evento chiamato I Corti di Valenza. L'idea di realizzare un cortometraggio sulla città di Valenza con un taglio divertente, che non fosse il solito documentario sulla città dell'oro, è il risultato della collaborazione fra l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Valenza, Paola Bonzano, il coordinatore didattico di Foral di Valenza, Isabella Miozzo, e il giovane regista Andrea Negri. Ancora spettacolo, serata conclusiva all'isola ritrovata di via Santa Maria di Castello d'Alessandria, della manifestazione intitolata Mi piace? Scrittura ad alta voce. Si tratta del microfestival letterario e poetico a sostegno dei libri e della lettura, durante il quale un centinaio di autori si sono messi in gioco con le proprie opere, raccogliendo le preferenze direttamente dal pubblico presente in sala, che ha decretato i vincitori di questa bella iniziativa promossa da Claudio Braggio e Franco Gagliani. Il progetto era articolato in 25 tappe a cadenza mensile ed ha confermato Alessandria quale polo culturale all'insegno di un'idea inedita, quella di scrivere ad alta voce, appunto, e di leggere passaggi delle proprie opere, edite o inedite, davanti ad una nutrita platea di appassionati. Ora vediamo un po', parliamo di studi, degli studenti. A poche ore dalla fine dell'anno scolastico c'è però chi si prepara a tornare sui banchi di scuola per l'appuntamento con l'esame di maturità. E così i siti internet del settore sono lanciati pronostici e previsioni. Vediamo il servizio. La scuola è finita, ma non per tutti. È infatti partito il tototema in vista dell'imminente esame di maturità, che vede in pole position Ungaretti, internet e la condizione femminile. Il 19 giugno gli studenti dell'ultimo anno di scuola superiore torneranno dunque tra i banchi e i siti scuola.net e scuola.it lanciano varie ipotesi su quelle che potrebbero essere le tracce. Oltre al già citato Ungaretti, ci sono anche Svevo, Pirandello, Quasimodo e Montale per l'analisi del testo.
Sostenibilità per quanto riguarda il saggio breve. Il 2013, infatti, è stato definito l'anno europeo contro lo spreco. Gli esperti del web dicono che per quanto riguarda l'analisi del testo si sceglierà un autore molto noto, di cui però viene selezionata un'opera poco conosciuta per favorire un contributo personale dello studente. L'attualità non è mai troppo recente, perché le tracce vengono scritte tra gennaio e febbraio, circa 6 mesi prima della maturità, e non si tratta mai di temi troppo scottanti per non mettere in crisi il maturando. E siamo alla pagina sportiva con tantissime novità. Sono i primi acquisti ufficiali per l'Alessandria Calcio. Il presidente Luca Di Masi, nel corso di una conferenza stampa presso lo stadio Moccagatta, ha annunciato i nomi di 3 nuovi giocatori che vestiranno la maglia grigia nel prossimo campionato. La società ha inoltre presentato il nuovo sponsor tecnico per la stagione 2013-2014, ma ha anche fatto capire che nei prossimi giorni ci saranno nuovi arrivi. Fra poco tutto questo nel servizio curato da Gianluca Ardiani, poi sentiremo come sarà il tempo e le notizie utili. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Il calciomercato ufficialmente deve ancora partire. Il primo giorno di trattative è in programma il 1° luglio, ma la rivoluzione in casa Alessandria è già cominciata. Sono stati presentati infatti in conferenza stampa dal presidente Luca Di Masi e dal direttore sportivo Massimiliano Menegatti i primi 3 acquisti per la prossima stagione. Si tratta di Alex Sirri, difensore classe 91, svincolato dalla Giacomense. Per lui 23 presenze e un gol con i grigiorossi quest'anno. Per il centrocampo i nomi sono due: Gabriele Cavalli, 31enne proveniente da Renate, definito come uno dei registi più contesi del mercato, e l'esterno sinistro classe 85, Francesco Ferrini, in arrivo dal Pavia. Formazione di prima divisione, ma con un passato anche in Serie B con il Cesena. Per tutti, contratto biennale. Questi dunque i primi 3 tasselli, che saranno accompagnati da altri acquisti, per i quali, ha dichiarato il presidente Grigio, si sta già lavorando sotto traccia, con le ufficializzazioni che arriveranno nelle prossime settimane. Grande attesa soprattutto per quanto riguarda l'attacco, dove sarebbero in arrivo sorprese. Gli innesti saranno cercati non solo per garantire la promozione e la permanenza nella Serie C unica al prossimo anno, ma anche in chiave futura. Il modulo di riferimento sul quale si lavorerà sarà il 3-5-2 di mister Notari Stefano, con la ricerca di giocatori di gamba, carattere e mentalità vincente. Si andrà alla ricerca di prime scelte sul mercato, come è stato per i primi acquisti già annunciati. E anche per chi arriverà nelle prossime settimane, Alessandria dovrà essere una prima scelta. Assolutamente la prima scelta, la volontà primaria di venire, la volontà e il carattere giusto da mettere in campo. Io devo dire, ragazzi, quando li contattiamo, li facciamo venire con il loro procuratore per eventualmente la firma, però prima un piccolo colloquio, capire se è gente, se negli occhi ha la volontà di essere gente d'Alessandria come la intendo io. Capitolo cessioni. Nessuno della rosa attuale è intoccabile. Le eventuali non uscite non bloccheranno comunque gli acquisti programmati, anche se sono arrivate molte offerte per i giocatori che dovrebbero lasciare l'Alessandria in estate, e ulteriori sviluppi arriveranno una volta iniziato ufficialmente il mercato. È stato inoltre ribadito il concetto che chi non farà parte del progetto sarà invitato ad accordarsi con altre società. In caso contrario passerà al prossimo anno in tribuna, ai margini della rosa. In via di definizione l'organizzazione dello staff societario, mentre ufficiale il divorzio da Fabio Artico, al quale era stato proposto un incarico nel settore giovanile, ma l'ex bomber grigio il prossimo anno sarà il Cuneo, con il ruolo di responsabile del settore dell'area tecnica. Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre presentato lo sponsor tecnico per la prossima stagione, che sarà la Acerbis, azienda della provincia di Bergamo, operante nel settore di abbigliamento e accessori per moto. Con l'azienda, che è già fornitrice di alcune formazioni calcistiche come l'Albino Lefe o la spagnola Elche, neopromossa nella Liga, l'accordo sarà quadriennale, con possibilità di rivedere i termini del contratto allo scadere del terzo anno, a seconda della categoria in cui militerà in quel periodo l'Alessandria.